Ciao fenicotteri e fenicotteri. Allora, oggi volevo fare un video che... C'è un tizio nella finestra, vado a controllare. E sono solo a casa, c'era un tizio che si chiamava Sle41, non so. E è un numero sconosciuto che ora non mi ha detto messaggio. Mi ha detto dove sei, porta. Mi ha detto vieni in tutta casa che ci sono io. E io sono solo a casa, cioè il mio cane è questo qua, il mio bozzino che ora mi farà compagnia. Che mi farà compagnia. In questa stanza non c'è nessuno, ma c'è una cosa. C'è questa cosa, in pratica che sarebbe una... No, spero, non so. Ma mi ha detto di... ci sono solo... c'è solo mia nonna. Però... Vedi che casca? Non la porta, ha fatto rumore. Però, sapete che le nonne sono anziane, quindi non possono fare niente per aiutarmi. Niente, io ora controllerò per balcone se c'è lui. Poi non so, tolgo il recinto perché c'era il recinto. Allora, sono in balcone e sto aspettando lui. E che mi sa. Un attimo, raga, che mi sa telefonato. Sì? No. Io sono in balcone, però non mi devi telefonare, per favore, ciao. Allora, raga, eravate ancora qua? Ok, allora, non so se vedete una cosa fucsia là sotto, e lui che è vestito tipo il colore, tipo questo colore. Vabbè, comunque non si vede perché sono terzo piano, quindi non si può vedere mai. Là, in mezzo a quegli alberi là. Non so se lo vedete, però comunque c'è qualcosa. Penso che sarà lui. Sta andando. Cioè, ha scippato la luce, ma come. Cioè, ha scippato la luce, ma come si permette? Ha scippato la luce di qua. Ha scippato la luce del balcone, ma come cazzo si permette sto signore? Niente, raga, mi sta facendo evaporare questo tutto coso. Nonna, sto chiamando mia nonna, voglio cerco di darcela a lei perché l'altra sera abbiamo sentito un rumore, non è questo coso che è caduto della luce. Ci mi sa lampadina, perché pigliaste? Perché mi pareva che era caduto, perché era in bunda di qua. No, qua. È stato da bacuno di arrivato qua. Perché c'ha la lampadina, che era scura, c'ha messo. Ma non ha messo qua dall'altro lato. Dall'altro lato. No, non ha detto che l'aveva tolto mia mamma, ma per fortuna che è stata mia mamma, perché sennò mi prendevo un colpo. Io sto guardando se lui c'è, ma mi ha lasciato qua, non... Che mi ha lasciato qua. Così quella qua che si muove, non è... Qualcosa mi ha toccato il piede, qualcosa mi ha toccato il piede. Però qua non c'è nessuno. Raga. Aiuto.
c'è anche una molla. Ora. Ci sono le sue scarpe. Ha lasciato le scarpe. Ha lasciato le sue scarpe, madonna. Ve le faccio vedere. Non sono di mio babbo, perché a me e mio papà sono separati, quindi mio papà a casa non c'è, non, cioè non mai più verrà. Non c'è. E queste scarpe di sotto hanno tutto il sangue. Raga, sono di marca, perché lui ci si pareva che avevo un papà, quindi ci pareva di mio papà. Ma non sono di mio papà. Non sono di mio papà. Sono della Levi's. Cioè, raga, ma stiamo scherzando? Mio papà prende troppo piccola. E questo qua è gigante. Mio papà prende piccola. Vabbè, queste sono di mia mamma. Ma quelle... Ma che cosa è stato? Porca trottola. Mi metto a posto sto coso. Che quello l'ha fatto cadere. Ma l'ho... Ho appoggiato da ore. L'ho appoggiato. Io non ce la faccio più, ragazzi. Non ce la faccio decisamente più. Perché questo mi sta tormentando, raga, mi sta tormentando. Ma io non ci riesco, vi giuro, raga, lo sconto di Berenno, ma a me non ci riesco più. Io non ci riesco, so quanto è la mia mamma. Madonna santa, ma io lo sto uccidendo. No, volevo prendere solo il mio pupazzo. Allora ragazzi, ora farò il conto di questo coso, questo sciapurato. Allora, senti una cosa, siediti qua. Ma io non mi siedo. Siediti qua, bravo, fermo. Allora, mi devi spiegare perché mi devi inseguire, da dove hai preso il mio numero. Io non lo so. E come fai a sapere che mi chiamo Charlotte? Punto. E ti ho ritornato tuo giocattolo, ti ho ritornato le cuffie di tua moglie, ti ho ritornato tutto, ma te ne devi andare. Ok, là è l'uscita, vai, ok. Grazie. Allora raga, il video termina qui, un bacio, ciao a tutti.